con rischi indicibili. Io ho superato la strada per questo castello oltre la città di Goblin per riprendere il bambino che tu hai rapito. Torna indietro, Sara. Torna indietro prima che sia troppo tardi. Aiuto! Hai solo 13 ore per superare il labirinto prima che il frignante marmocchio diventi uno di noi. Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Ancora una volta vi chiediamo scusa e un attimo di pazienza, ci stiamo attrezzando un po' con delle luci, dei faretti, un microfono preso nuovo, insomma stiamo vedendo di attrezzarci al meglio per fare video nella maniera più consona. Comunque, torno a fare una recensione di un board game e questa volta, come avete visto dal titolo del video, parleremo di Labyrinth. Intanto preciso subito che questo Labyrinth è il board game, il gioco da tavolo ufficiale del film ed è edito in Italia dalla DV Giochi, che ovviamente ringrazio, grazie davvero di cuore per avermelo mandato, perché ragazzi, questo non è un gioco da tavolo, abbiamo fatto vedere l'altra volta, no? Zombicide, HeroQuest, questo non è un gioco da tavolo normale. Io penso che chi va in un negozio, detto proprio sinceramente, ma poi ne parleremo meglio nel corso del video, non lo compri per dire cerco un board game semplice, facile e veloce, ma questo è un cult. Questo è un cult della nostra infanzia, degli anni 80, fine 80, inizio 90, e quindi alla DV Giochi, grazie di cuore perché avete fatto un regalo cult ad una persona che con questa roba ci è cresciuta. Comunque, parlando un po' del gioco, ovviamente vi faremo vedere anche un unboxing, che cosa c'è dentro la scatola. E la cosa più importante è che la scatola è veramente uno spettacolo. O meglio, non c'è tantissima roba dentro, perché fondamentalmente ci sono i tile di gioco, il tabellone, le carte di gioco degli eventi, appunto muovendosi nel labirinto prima di arrivare alla città di Goblin, i quattro personaggi, compreso poi dopo il quinto che è Jareth, appunto ne parleremo, e le carte di ogni personaggio con pro e contro, abilità e debolezze. Ma la cosa più bella del gioco di Labyrinth, che trovate dentro la scatola e che subito vedete anche direttamente, no? Guardando la scatola frontale, sono le miniature. Le miniature sono qualcosa di spettacolare. Sono miniature che, detto sinceramente, anche soltanto prese e dipinte con maestria, però, perché servono dei colori comunque molto buoni, prese da sole e dipinte e messe su un mobiletto, fanno la loro porca figura, ve l'assicuro, perché c'è qualcuno di 30 anni della mia età ti viene in casa che è amante del fantasy e tutto, le guarda e fa: no, ma quella è Sara di Labyrinth, ma quella è Bubo, quella è Jareth, cioè chiunque li riconoscerebbe subito. E le miniature sono fatte, per quanto di plastica, veramente veramente bene, sono degli spettacoli. Tile di gioco, vabbè, un pezzo unico diviso in 4 quadranti con tutte le posizioni del labirinto più la città di Goblin in fondo, e il gioco si presenta molto semplice. Il gioco è un gioco molto semplice, infatti dura ma al massimo 30 minuti, ne può durare 40, ma se proprio vi perdete in una regola, ma che poi le regole sono 4 veramente in croce, e il gioco è molto veloce, è un gioco più indicato per due tipi di gruppi o di persone. Uno, sicuramente per i fan, perché c'è scritto gioco per famiglia, no, io sulla scatola ci avevo messo gioco per fan, perché questo è un gioco che chi ha conosciuto ed è cresciuto con Labyrinth, cioè ci si rivede, fanno a cazzo, sto guidando Sara per andare a liberare Toby, oppure boh, arriva Bubo nella scena che Bubo e Gogol nella scena che incontra Jareth, che lo vuole mandare nella gora dell'Eterno Fetore, insomma ci sono tante cose belle che vengono tutte richiamate, però questo è un gioco per amanti del cult, no, per fan del film. Però poi anche un gioco per le famiglie, sicuramente amanti di Warhammer, Space Hulk, di zombie o di altre cose non lo comprate, perché detto sinceramente non è il gioco che fa per voi. Però per gli amanti di quell'epoca lì e di Labyrinth, ragazzi, prendetelo immediatamente. Le regole sono molto semplici, vedono i personaggi sul tabellone, che vengono spostati casualmente, un po' come Talisman, che poi vi faremo vedere se ci avete giocato. Il vostro personaggio si può muovere o verso destra o verso sinistra, quindi in senso orario o anti-orario, di un tot di caselle quanto è il dado da tirare del colore che c'è scritto sulla scheda. Quindi magari un dado da 6, un dado da 8, un dado da 10. Viene tirato il dado, viene visto quanto è il risultato, mossa la pedina, decisa anticipatamente se in senso orario o in senso antiorario, e poi arrivando su il tile, la casella del tabellone, se c'è già una carta si applica l'effetto della carta, se non c'è ancora una carta se ne pesca una d'armazzo, si mette
sul tabellone si legge l'effetto e si esegue subito l'azione che c'è scritto. Si risolve subito l'azione, che può essere, la maggior parte dei casi sono azioni negative, però non sempre, ci sono magari a volte azioni che finisce dentro una segreta e poi riposare tranquillamente riprendendo un punto concentrazione, non mi ricordo come si chiamava. Il gioco è molto veloce, ripeto, lo scopo del gioco è quello, tutti insieme, un gioco cooperativo, tutti insieme giocare il tempo, perché ci sono 13 turni, l'orologio che gira, è arrivato alla 13esima ora, il piccolo Toby diventerà un goblin, come nel film, e nel gioco dobbiamo girare tutte quante le carte evento, quindi girare tutto il tabellone del labirinto, fino a che non troviamo l'ultima carta, che è l'entrata della città di Goblin. Risolvere la carta della città di Goblin battendo le quattro guardie che poi portano al castello di Jareth, il Titan, Tang, le guardie a cavallo che avete visto nel film, e alla fine, arrivati da Jareth, c'è la prova finale in cui solo il giocatore che guida Sara può entrare, perché un po' entra Buba a fare cose del genere. Entra Sara nel palazzo di Jareth, il re di Goblin, e ci sarà la sfida finale. E la sfida finale è semplice ma bellina, perché il giocatore che interpreta Sara deve prendere la carta, leggere l'incantesimo, che se vi ricordate è quello famoso del film, leggere l'incantesimo, e se lo può leggere quanto vuole, ci può stare, vabbè, ora, magari un'ora no, anche 10 minuti, guarda la carta, poi la carta viene coperta e rimessa nel mazzo e deve recitare la formula ricordandosela a memoria, perché se la recita male, o un altro giocatore tipo la legge, viene recitata male, l'incantesimo non è stato spezzato, la partita viene persa, Sara viene rimandata nel suo mondo e Toby, ormai fratellino, rimane lì e diventa un goblin. Quindi anche molto carino. È un gioco non innovativo per niente nel regolamento, questo no, però è bellino, è veloce, è il classico gioco che una sera dici, la sera prima si è giocata a Space Hulk, boh, è durata 3 ore, poi si è giocato a Descent, ve lo farò vedere Descent perché lo adoro, giocata a Descent e la partita è durata 3-4 ore perché era parte di una campagna ben più estesa, oppure HeroQuest. Questo è il classico gioco che dici, stasera sai che c'è, ho voglia di giocare con gli amici, passare una bella serata, magari mettendo David Bowie, grandissimo, con le musichette di sottofondo, e farmi una partita ad un gioco che è veloce, immediato, divertente, sano, cooperativo, ed è una bellissima trovata, che poi tra l'altro non costa nemmeno tanto, perché non vorrei dire una cavolata, vi lascio il link in descrizione per comprarlo dal sito della DV Giochi, quindi cliccate, andate a vedere la descrizione e se siete fan compratelo. È un gioco che può costare 50-60 euro, ora non vorrei dire una cavolata, magari costa di più, comunque ha un costo contenuto, anche perché non è tutta questa scatola piena di roba, però ragazzi è una figata, vi giuro, è una figata, è il classico gioco alla Hotel, se ve lo ricordate, o Monopoli, che anche dopo 30 anni che sono usciti, sono ancora venuti a noia, c'è gente dopo una vita ancora gioca ad Hotel, e questo è il classico gioco secondo me che durerà una vita perché è veloce, immediato, divertente e quindi grande allo sviluppatore che ha avuto questa idea, che se non erro, non voglio dire una cazzata, se nel caso mi scuso, sia italiano, ma non vorrei dire una cavolata, o forse c'ha solo nome e cognome italiano, ma non lo è, ed è veramente un bel gioco, ragazzi, consigliato, voto 8 su 10, perché davvero è uno spettacolo, però mi riservo di dirvi, un gioco soltanto per i fan del film ed è un cult. Questo non è un gioco per famiglia, questo è un gioco per veramente cultisti del fantasy di un'altra epoca. Quindi che dire ragazzi, è consigliato, voto 8 su 10, primo link in descrizione, sito della DV Giochi, ordinatelo. Io vi ringrazio per aver seguito questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi, alla prossima.